dentro fuori, si è detto di tante partite, ma con Novara davvero è un'ultima spiaggia. Ma è sicuramente una partita fondamentale, perché non c'è più tempo, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. È chiaro che questa partita qua ha un valore diverso, perché comunque è una squadra che sta avanti di noi di pochi punti, e quindi vincere significherebbe accorciare le distanze. Questo è quello che pensiamo e quello che vogliamo fare. Rimasto un po' di rammarico dopo la sconfitta a Palermo, che poteva essere un pareggio e magari vi avrebbe anche tirato un po' sul morale. Sì, è chiaro che purtroppo la delusione più grande è quella di aver fatto una buona gara, però che alla fine poi non ti ha dato niente, ti ha dato lo stesso zero punti come è successo ultimamente. Prendiamo di buono la prestazione, la partita positiva, e siamo convinti che se giochiamo con quell'intensità, con quella voglia, conquisteremo delle vittorie importanti. Con Serena l'impatto è stato buono, vi abbiamo visto abbastanza trasformati dal punto di vista mentale, nel senso che insomma, lui è arrivato, pochi concetti ma chiari, forse era quello che ci voleva. Sì, ha trasmesso grande voglia di fare bene, grandi stimoli, è un allenatore bravo, molto preparato e che in campo ci dà molto, ecco, è una spinta importante. Noi dobbiamo seguire le sue direttive, dobbiamo andare in campo a dare il massimo, a dare di più di quello che abbiamo dato finora, perché la classifica parla chiaro, quello che è stato fatto fino ad oggi non è stato positivo, quindi bisogna dare di più. Parlate la stessa lingua peraltro, anche se tu sei di Venezia, lui è di Mestre, no? No, vabbè, parliamo sì la stessa lingua, ogni tanto capita, però ecco, mi piace quel suo modo di vedere il calcio, poi è stato giocatore, quindi capisce anche determinate cose, questo penso sia importante, anche perché oltre proprio l'allenamento, comunque la partita, il campo, io penso che un allenatore bravo deve riuscire anche a tirar fuori il meglio dai giocatori, soprattutto anche sul lato degli stimoli, della voglia, sul piano mentale, lui lo sta facendo. C'è un problema di condizione fisica, Tommaso, che tu possa aver verificato anche a Palermo con un secondo tempo in cui a un certo punto siete andati in difficoltà? Ma diciamo che siamo andati un po' in difficoltà nell'ultima parte di gara, perché avevamo speso molto, penso che la squadra abbia corso tantissimo, si sia aiutata, ha compensato magari l'errore del compagno, però lo spirito è questo, quello che si deve vedere sempre in campo è questa mentalità, questa voglia di sacrificarsi l'uno con l'altro, però richiede anche tanta spesa di energie che forse in questo momento, nelle partite precedenti, forse è venuto un po' a mancare. Giocando a intensità alta hai bisogno di avere una preparazione importante, cosa che magari forse prima c'è stata, però diciamo che non si riusciva a trasmetterla poi al sabato. Oltre 2 mesi senza vittorie, pesa questo dal punto di vista psicologico oltre che nella classifica? Sicuramente, perché ripeto, dà fastidio preparare, lavorare in settimana per cercare di fare un risultato positivo alla domenica, al sabato, e poi dopo alla lunga ti accorgi che non raccogli risultati positivi, e quindi dà fastidio. Le vittorie, oltre a dare i punti, danno anche morale, danno più convinzione, più autostima, sicuramente questo è venuto un po' a mancare. Hai mai affrontato calori da avversario?
Penso di sì, proprio all'inizio. Quindi come giocatore me lo ricordo un Sabato c'è una bell'osso. partita da dentro o fuori, con Novara servono i 3 punti, questa è un po', non è retorica, ma è la verità, vista la classifica, visto quello che si sta muovendo attorno alla squadra. Sì, è uno scontro diretto e come tale va preso. È chiaro che in questo momento noi dobbiamo pensare a partita per partita, indipendentemente dalla squadra che affrontiamo. Però sappiamo benissimo che è una partita, penso, fondamentale, perché una vittoria ci darebbe, sia una spinta in più che comunque 3 punti importanti. Ci farebbe accorciare la classifica, quindi per tanti motivi questa è una partita, decisiva.